L'orchestra a scuola, l'orchestra Bequadro, l'abbiamo chiamata Bequadro perché è un simbolo musicale che annulla le alterazioni che eventualmente si trovano per strada. Queste alterazioni che noi vogliamo togliere per strada sono le magari eventuali differenze che possono esserci tra ragazzi che non ci sono. L'orchestra Bequadro è un'orchestra costituita da ragazzi che non sono selezionati, quindi non sono selezionati tra i più bravi della scuola, sono volontari che hanno dedicato del tempo al pomeriggio per imparare questi brani, ci hanno messo molta passione e abbiamo integrato il gruppo con alcuni ragazzi che partecipano con noi da sempre, da quando l'orchestra è stata fondata, in modo particolare da Tony, che è il nostro percussionista, da Miriam, che è la nostra flautista, e altri, abbiamo altri ragazzi che questa sera non se la sono sentita di partecipare con noi, erano troppo emozionati, e come lo sono anche loro d'altra parte. E, allora io ho scritto questi quattro brani che mi sono stati dati da Andrea, sono lavori suoi, io ho cercato di adattarli a questo gruppo, ho cercato di metterci qualcosa di mio evidentemente perché non potevo fare la fotocopia di quel che ha fatto lui, perché lui i suoi brani li ha con la singola chitarra, noi ovviamente in 30 è un po' un problema. E, salvo il primo pezzo che è un preludio alla canzone Resistente, che a chi finora mi ha chiesto cos'era e ho cercato di spiegarlo, ha fatto delle facce strane perché mi ha detto: ma però come mai hai messo questo, come hai messo quell'altro. Il preludio della canzone Resistente contiene una memoria musicale di quello che era il periodo della Resistenza, quindi con le canzoni della Resistenza, ma anche con un accenno alle canzoni fasciste che la gente era obbligata a sentire perché per strada si sentiva prevalentemente quello. Quindi questo preludio è un'introduzione, il resto dei brani ve li spiegherò man mano. Quindi l'ultima cosa che voglio aggiungere è che nell'orchestra Bequadro abbiamo anche la presenza di alcuni insegnanti che o per professione o per passione suonano uno strumento e che vogliono, non sono stati obbligati, vogliono venire a suonare con noi, e abbiamo anche degli ex alunni che partecipano con noi perché non se la sentono di lasciarci soli. Quindi abbiamo ad esempio la professoressa Angelova al violino, la professoressa Loria al pianoforte, il professor Fusco al basso elettrico, abbiamo fior fiori di professionisti, Matteo Vitali alla chitarra, abbiamo Riccardo alla batteria, nostro ex alunno, abbiamo Sonia al flauto traverso, nostra ex alunna, e Tony l'ho già detto, però c'è Tony. Thank you.
Allora, la seconda canzone è una canzone conosciutissima, sul testo di Primo Levi, Se non ora quando, è un arrangiamento sempre fatto da me per questo spettacolare gruppo di pupi, però in questo caso abbiamo l'onore, la fortuna e l'onore di eseguire i prossimi tre brani insieme con un grande musicista nella valle, che è stato una boccata di ossigeno culturale per i nostri ragazzi. È un musicista molto conosciuto, anche uno scrittore, una persona molto di cultura, ed è un piacere per noi presentarvi Alessandro Duco. Buonasera a tutti, è un onore per me, questi sono meravigliosi piccoli maestri, io sono assolutamente emozionato, è una situazione meravigliosa, non avete, posso pensare che lo possiate immaginare, però io devo ringraziare tutti voi. Passiti sotto il minareto, ma ora che abbiamo imparato i sentieri della foresta, ora sappiamo sparare, sappiamo colpire diritto, e se non sono io per me, chi sarà per me? E se non è così com'è? E se non ora quando? I nostri fratelli saliti nel cielo per i cammini di Auschwitz e Treblinka hanno avuto una tomba nell'aria, pochi sopravvissuti per l'onore di un popolo sommerso, per la vendetta, per la testimonianza, per questo povero popolo sommerso, per la testimonianza e per la vendetta. E se non sono io per me, chi sarà per me? E se non è così com'è? E se non ora quando? Gli ostinati
Masada. Ognuno di noi porta in tasca la pietra che ruppe la testa al gigante. Via fratelli dall'Europa delle tombe, saliamo insieme verso una nuova terra dove saremo uomini, noi uomini tra uomini, e se non sono io per me, chi sarà per me? E se non è così com'è, e se non ora quando, e se non ora quando. Di Bortolo, ho scelto questo tra i tanti brani che mi ha passato Andrea perché racconta la storia di un ragazzo qualunque, tutti la conoscete la storia di Bortolo, Pezzuti, di Costa Volpino, più o meno spero che tutti la conoscete, che praticamente è morto in un campo di concentramento di Bolzano perché semplicemente se ne stava andando a festeggiare con gli amici e ha commesso l'errore di metterci un foulard rosso al collo e per questo è stato imprigionato, è stato trasferito a Bolzano e poi è morto. Allora io su questo brano ho voluto mettere in risalto innanzitutto due momenti musicali che erano i momenti del divertimento dei nostri nonni nelle balere, quindi la beghina e il tango principalmente erano i balli più diffusi all'epoca, con un risvolto finale un pochettino meno gioioso. Vai, dai, lasciamo, concediamo il lusso a Alessandro di venire sul palco col suo cane perché non può farne a meno. No, sono inseparabili da anni, è impossibile separarli. Ma non per dare un saluto,
portili addosso, togli quello straccio russo, mortolo che non capisce, che chiede, che vuole un perché, ma la risposta è nel pugno del camion che lo porta lontano. Inverno nel cuore della mamma, portolo tenta alla sorte, via da quel campo di morte, le guardie hanno mani calluse, come tuo padre o le tue, use a spaccar la baghera, alla falce e alla preghiera, ma quelle mani vent'anni le coprono quelle divise, no, non le bagna il sudore, portano sangue e dolore. Dopo tre giorni di strazio, scannato la notte di Pasqua, finisce il dolore e la guerra, la bocca riempita di terra. Interpretative, perché ci ho fatto un po' di cosine strane, nel senso che non l'ho lasciato completamente vocale, ho introdotto delle parti narrate perché il momento è particolarmente tragico e io faccio veramente fatica, anche per la tradizione storica che ho alle spalle di famiglia, a pensare a queste cose, anche perché tra i 13 marzo che ce n'era uno anche del mio paese, anche se non sono della Val Cavallina. Quindi un saluto a tutti che ci guardano dall'alto. Grazie.
Tenente Giorgio, è lontana la pianura, lontana è la casa e la vita più sicura. Da più di un anno con in braccio il tuo fucile, per un'Italia giusta che non serva e meno vile. Vento che fischia tra gli abeti e sulla cresta, sole che scalda il cielo, sarà un giorno di tempesta. Tra gli abeti e sulla cresta, sole scalda il cielo, sarà giorno di tempesta. Il Malgalunga esce fumo dal camino, fuori la neve, l'aria fredda del mattino. Tenente Giorgio, è lontana la pianura, lontana è la casa e la vita più sicura. Per un'Italia giusta, meno serva e meno vile. All'alba dalla valle stanno salendo in cento, il giorno che comincia con un rastrellamento. Circondano la malga come topi e come ladri, quando te ne accorgi, oramai è troppo tardi. Starice e tormenta che provano a fuggire, li colpiscono e feriti, li finiscono col pugnale. Ma ieri come oggi, chi ha braccio teso e radio raso, dalla parte sbagliata non c'è finito a caso. Sei partigiani con il cuore greve, il mitra puntato, i piedi scalzi nella neve, negli occhi ancora il sangue che hanno, i compagni che hanno perso, sullo stesso sentiero li seguiranno presto. E questo vento che soffia senza meta, che oggi schianta il bosco, alla vita riporterà memoria i semi di domani, e nasceranno querce e nuovi partigiani. Sorriso idiota di chissà come va il mondo, qualcuno parla a Giorgio per trascinarlo a fondo. Hai perso e per voi finisce la partita, ma tu solo e tuo padre potrai salvare la tua vita. Chi ricorda la massa e chi giovane.
confini e chi ricorda Paglia i fratelli pellegrini. Orchestra B4 e Alessandro Ducoli. Viva questi piccoli maestri.